Riaprire subito le biblioteche regionali, potenziandole con investimenti e progetti di valorizzazione. I Giovani Democratici Abruzzo e il PD sono scesi in piazza dandosi appuntamento davanti alla sede della biblioteca ex provinciale d'Annunzio in Piazza Italia a Pescara. Presenti Saverio Gileno e Claudio Mastrangelo dei Giovani Democratici, insieme con i consiglieri regionali del PD Antonio Blasioli e Silvio Paolucci e con Piero Giampietro, capogruppo PD in consiglio comunale a Pescara. Gileno e Mastrangelo sottolineano come l'Abruzzo sia una delle poche regioni dove non è stata prevista la riapertura completa di questi spazi, che garantiscono agli studenti medi e universitari la possibilità di studiare in tranquillità e sicurezza, e dunque va assunto personale specializzato investendo sulla rete di biblioteche pubbliche sparse sul territorio, con il coaffidamento tramite bando ad associazioni culturali ed investimenti per l'innovazione tecnologica. I prestiti dei libri a Pescara sono possibili, ma le sale di studio sono ancora chiuse, a parte la sala studio dell'università con appena 20 posti. Situazione difficile anche a Penne, dove la biblioteca regionale affidata al comune è chiusa a tempo indeterminato. Così Saverio Gileno e Claudio Mastrangelo. Siamo qua avanti quindi per chiedere l'immediata riapertura delle biblioteche in tutta la regione, ma anche per parlare di quello che noi definiamo il cuore della cultura, quindi parlare dell'importanza delle biblioteche regionali e del ruolo anche sociale e culturale importante che hanno. Quindi chiediamo un grande piano da parte della regione di investimenti per assumere personale tecnico, investimenti per anche ammodernare le strutture a livello tecnologico. Su Pescara attualmente ci sono solamente 20 luoghi in cui studiare, ma 20 luoghi non vuol dire 20 indirizzi, 20 sedi a cui sedersi per poter studiare in delle strutture di carattere pubblico o anche privato. Questi 20 posti sono solamente all'Università d'Annunzio di Pescara. Quindi noi chiediamo investimenti alla regione, chiediamo che venga rimesso il personale delle biblioteche e che, per aiutare il personale, perché capiamo che il personale della regione abbia anche altro da fare, vengano strutturati, pensati dei bandi per poter supplire in determinati orari attraverso la gestione data delle associazioni o delle cooperative.